È stata inaugurata sabato 13 novembre alla presenza delle autorità cittadine e del dirigente scolastico del liceo statale Enrico Medi, professor Daniele Sordoni, la mostra del concorso fotografico letterario Uno scatto da lettori. Allestita nelle sale della Rocca Roveresca di Senigallia, la mostra, che sarà aperta al pubblico dal 13 al 28 novembre, è il coronamento della seconda edizione del concorso Uno scatto da lettori. In mostra tutte le copertine del romanzo L'Arminuta di Donatella di Pietrantonio, realizzate dai ragazzi e dalle ragazze del liceo statale Enrico Medi. Nato nel 2019 da un'idea del gruppo Letture Fuori Programma, il concorso, come ha sottolineato la professoressa Alessandra Ceccarelli, vuole accendere negli studenti e nelle studentesse l'interesse per la lettura, l'amore per i libri, valorizzandone lo spirito creativo attraverso la fotografia, in una città come Senigallia, che è, come noto, patria di grandi maestri come Mario Giacomelli e Ferruccio Ferroni. Tutte le copertine della mostra sono il frutto di una lettura personale e di un'interpretazione creativa del romanzo L'Arminuta di Donatella di Pietrantonio. Una lettura fatta a scuola, guidata dagli insegnanti, condivisa con i compagni di classe. A sottolineare questa dimensione nella cerimonia di inaugurazione è stata la lettura espressiva di alcuni passi del romanzo fatta dalla professoressa Anna Annibali. La mostra è anche il frutto della preziosa collaborazione dei fotografi che hanno aderito al progetto e che fanno parte della giuria del concorso: Enea Discepoli, Patrizia Loconte e Massimo Mazzoli. Il loro contributo è stato fondamentale per il successo dell'iniziativa, iniziativa che corona la seconda edizione ed è allo stesso tempo il trampolino di lancio per la terza, ricca di novità. Non solo i giovani lettori del Medi, ma anche quelli degli altri istituti superiori della città, saranno invitati a leggere l'ultimo romanzo di Viola Ardone, Oliva Denaro, e a ricrearne la copertina. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti anche 25 dei più di 80 ragazzi e ragazze del liceo Medi che hanno partecipato al concorso e che hanno avuto il privilegio di vedere per primi i propri lavori esposti in una location così prestigiosa come la Rocca Roveresca.